un semplice video di chiarimento per la trasformazione semplicissima solo del verbo da forma attiva a forma passiva, perché paradossalmente mi sono accorta anche correggendo i vostri esercizi che si tende di più a sbagliare sul verbo nudo e crudo che non sulla frase, perché alla fine andiamo anche a senso con la frase. Italiano alla fine è metacognizione, è fare qualcosa, un ragionamento su una lingua che noi comunque utilizziamo. Invece se io vi do solo il verbo, non è che possiamo immaginarci la situazione e trasporla da attiva a passiva, bisogna proprio applicare la grammatica nuda e cruda. Quindi allora io, se dite, vi avrei presentato tre verbi in forma attiva di diversi tempi, ma tutti dell'indicativo. Hanno cercato, avremmo sentito, aveva trovato. Adesso vi do qualche trucchetto per una trasformazione veloce. La prima cosa da fare è capire il pronome personale soggetto che ci sta davanti. Cominciamo col primo. Hanno cercato. Io vi dico sempre di provare se non vi viene subito io hanno cercato, tu hanno, no. Essi, loro. Allora ci metto davanti un bel essi. Vi ricordo che questo essi lo devo trasporre uguale anche nella forma passiva. Quindi già ho già capito che inizia con essi. Poi devo capire che modo e che tempo è. È un tempo composto, tutto modo indicativo, vi dico già, è composto, ci sono due parole, ok? Quindi, se voglio anche, mettiamo che non mi venga in mente subito che è un passato prossimo, ci arrivo anche così. Guardo l'ausiliare. L'ausiliare avere è il presente, quindi è il composto del presente, passato, prossimo. Se è passato prossimo, me lo scrivo subito. Mi sottolineo anche anno perché è anno che mi aiuta a far capire che sto parlando di un passato prossimo. Dopodiché adesso ho bisogno del verbo essere al passato prossimo. Normale. Allora, io sono stato, tu sei stato, egli è stato, fino ad arrivare a essi. Essi sono stati, ok? Ed è fondamentale perché verbo essere è quello che definisce modo e tempo della forma passiva. Sta i, perché è fondamentale raggiungere la concordanza i, ok? Non sono stato, sono stati, però non ho ancora finito. Adesso ho bisogno del participio di cercare, ma stavolta non è più cercato, perché si riferisce ad essi ed è cercati. Essi sono stati cercati. Vedi, non è che mi posso immaginare una situazione perché non capisco questi essi siano, non riesco a immaginare una storia e a rovesciarla come con una frase completa. Qui devo solo applicare le regole della grammatica, trovare il pronome personale che ci sta davanti, copiarlo tale e quale, capire il modo e il tempo, ok? Poi mettere giù il verbo essere a quello stesso modo e stesso tempo. E attaccare il participio passato con la i, ovviamente, che vada a concordare con essi. Facciamo insieme il secondo. Avremo sentito chi è che fa sta cosa? Io avremo? No, noi avremo. Ci metto davanti un bel noi, lo copio uguale al piano di sotto. Noi avremo sentito. Vedo già che avremo è un futuro. Però sono due parole, futuro anteriore, il tempo composto del futuro è futuro anteriore. Allora mi scrivo che è un futuro anteriore. Adesso mi serve un verbo essere, futuro anteriore, è il composto del futuro. Noi saremo stati, ok? Saremo stati. Vi ricordo sempre che se un tempo è composto in forma attiva e due parole nella forma passiva è comunque composto, ma le parole diventano addirittura tre, ok? Saremo stati sentiti. Importante sempre questa I della concordanza, ok? Noi saremo stati sentiti. Vediamo l'ultimo. Aveva trovato egli, lui, egli
aveva trovato, ok? Oggi ha messo anche lui come pronome personale soggetto, mentre una volta si era più fiscali, si ammetteva solo egli. Aveva, c'è la V dell'imperfetto, però le parole sono due, quindi il composto dell'imperfetto è un tra passato prossimo, tra passato prossimo. Adesso questo bel egli me lo ricopio, mi prendo il verbo essere al tra passato prossimo, quindi egli era stato, ok? In questo caso va bene la O perché deve concordare con lui. Participio passato di trovare diventa trovato, però siccome non devo nemmeno cambiarlo perché devo concordarlo con egli, rimane tale e quale. Quindi egli era stato trovato, ok? Vi ho fatto solo questi tre esempi, fatevi magari anche voi, se avete voglia, qualche esercitazione con qualche verbo che inventate voi, purché sia transitivo, cioè posso mettere il complemento oggetto che risponde alla domanda chi e che cosa. Ok? Ciao!